Questo è un catalogo speciale, dove c'è veramente di tutto, ci sono questi oggetti meravigliosi di artisti, di scultori, di stilisti, fatti dalle aziende aretine. Un volume dedicato alla collezione Oro d'autore. È infatti il Palazzo di Fraternita, nel cuore della città, in Piazza Grande, ad ospitare l'omonimo museo, una mostra permanente dedicata all'arte orafa del territorio. Il museo raccoglie così una collezione di pezzi unici realizzati dai più importanti artisti e stilisti contemporanei. Un museo che associa la dimensione culturale a quello che è la dimensione economica dell'oro ad Arezzo, la provincia per eccellenza in Italia, la vera capitale dell'oro in Italia, ma contemporaneamente non vi è mai un aspetto economico che possa essere valorizzato se non vi è il sottrato culturale su cui si evidenzia quali sono le fondamenta di questa realtà, e le fondamenta sono una capacità che Arezzo ha avuto fin dall'epoca etrusca, quindi fin da 2500 anni fa, di creare attraverso la fusione quello che sono veri e propri oggetti d'arte attraverso l'oro. Una collezione unica nel suo genere, adesso racchiusa nel volume. Quindi ogni gioiello è stato catalogato, fotografato, descritto, commentato, e questo è un vero catalogo, come in ogni museo deve esistere il catalogo delle opere esposte. E dico opere non a caso, perché si tratta veramente di opere d'arte, gioielli realizzati dalle nostre aziende a livello industriale o artigianale, ma su design dei più importanti designer del mondo. Quindi una cosa unica. Adesso la vera sfida per la città, per la fondazione, è quello di far uscire il museo e la collezione Oro d'autore dai suoi confini, quindi far attrattività rispetto a una, ripeto, una esposizione che è unica al mondo.